Ragazzi, e ben ritrovati dal vostro Little Dumpy. Oggi siamo ritornati su Minecraft. Ma prima di iniziare con il video, vi invito come al solito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun contenuto. Detto questo, iniziamo! Nello scorso episodio abbiamo fatto la nostra bellissima piantagione lì in fondo. E in questo episodio faremo il magazzino, come ho già detto tipo altre volte, però vabbè. Allora, prima di iniziare con il video, vabbè, le solite robe, però voglio andare a fare un po' di roccia perché per il magazzino ci serviranno un bel po' di materiali, soprattutto pestisco. Quindi voglio prendere un po' di roccia qua. Non voglio prendere altri posti strani, tanto qua devo chiudere. Voglio prenderla qua. Perché qua almeno voglio vedere se c'è qualcosa di più interessante. Quindi facciamo un bel timelapse di io che raccolgo la roccia e ci vediamo subito dopo. Три полоски, ходьба в тусовке, Adidas кроссовки. Три полоски, три по три полоски, на штанах полоски, три зачетных соски. Три полоски, три по три полоски, мы не боимся, в углах не таимся. Три полоски, три по три полоски, где все тусуют. Ok, ho preso tutto quanto il materiale che mi serviva, ma per ottimizzarlo ancora meglio devo cuocerlo, perché bensì io voglio fare i mattoni di pietra, quelli cotti. Quindi, allora, abbiamo abbastanza carbone, ce ne sono poi inutili, tanto fare del mestiere. Perché? Perché ho cotto del ferro, what the fuck? Ok, ah, perché forse mi si è aggiornato Minecraft, ecco perché. Non abbiamo abbastanza roba? Beh, vedremo il legno, anche vada. Allora, qua cuoce. Qua cuoce, semmai mettiamo il legno quando serve. Se no carbone non ho veramente più, di sicuro ne avrò qua sopra. Vediamo un po'. No, non ho più carbone, raga. Pazzesco, qua ne ho 15 però, perciò sciallo. Poi mal che vada andiamo anche a recuperare il carbone. Allora, qua si è già fatto, no? Ok, sciallo. Quanti sono? 27, potrei fare una roba del genere. Mettere questo qua, unirli, prendere questo, metterlo qua, unirlo, pigliarci questo e poi metterli qua dentro. Ok, altra cosa fondamentale che io non mi ricordo mai come si fa è farsi il tagliapietra. Tagliapietra cosa serve? Non so se è qua in giro. Allora, questo cos'è? L'affumicatore, che non ho mai capito cosa serve. Poi i giradischi. Banco d'appoggiatura che adesso è inutile. Naturalmente non ci sta il tagliapietra. Quindi, oh no, eccolo qua. Tagliapietra. Ah, tre di pietra. Ok, cotta e uno di ferro. Perciò direi che qua intanto ci buttiamo dentro 13 di quercia e ci cuociamo qua in modo da sciare il nostro ferro. Poi ci pigliamo questi 4 di pietra e li cuettiamo qua. Opa. Ah, vero, perché possiamo anche fare il coso così. E facciamo il tagliapietra, che non dovremmo ancora avere, cioè, in teoria. Poi se ce l'ho, vabbè, pazienza. Tagliapietra lo possiamo metterlo qua. Ok, quindi iniziamo adesso a fare la nostra bellissima scaletta. Allora, alla fine ho deciso di fare una scaletta classica. Altrimenti ci si romperà subito tutto. C'è una cosa del genere. Poi, c'ho la pala? Sì, c'ho la pala. Poi mettila qua sotto. Tanto qua possiamo rompere. Iniziare a scendere così. Facciamo così intanto. Tanto poi rivestiremo tutto quanto con il pietrisco lavorato. Perciò si scende così, volevo fare. Torce, torce, 32 perché abbiamo lo scudo, vabbè. Molto più te lo scudo, però pazienza. Facciamo una roba del genere, perciò scala specie di chiocciola. A chioccia, come si dice. Qua direi che possiamo togliere le cose superflue. Ok, chiamo così. Qua scendiamo ancora. Tipo neanche non piano però. E poi direi che così possiamo
possiamo andare a iniziare a fare il magazzino. Allora, qua ci sarà una porta, non penso. Iniziamo ad allargare. Allora, voglio farlo bello grande, tipo un 20x18, una cosa del genere. Quindi se andiamo a fare un 20x18, sento che qua è l'inizio, qua si entrerà, qua si vede tutto quanto. Allora, 20x18, perciò iniziamo con... Allora, tanto boh, non so neanche cosa dirvi. Facciamo un magazzino. Devo fare 10-10 in teoria. Tanto qua mettiamo i torci, se no non è rimosso. Allora, dovrebbe essere 10 questi qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Tanto qua facciamo anche in alto. Alto, lo facciamo alto 4. Ok, qua si è rotto il coso, usiamo picconi di fiero perché è fieric. È fieroc. Allora, quindi se qua è 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Quello in più lo tappiamo con la terra. Quindi, luce. Abbiamo anche trovato del fantastico carbone che ci serve, perché abbiamo visto che ci manca. Ok, 4, 5, possiamo fare anche un blocco di carbone. Tanto le moto spero che non si sentano, ma di sicuro si sentiranno perché la mia audio fa schifo. Il blocco di carbone, se non ve l'ho già detto, cuoce più velocemente la roba rispetto al carbone singolo, inoltre dura anche di più. Quindi cercheremo di farci dei bei blocchi di carbone. Ok, adesso abbiamo trovato il carbone. Ok, preso tutto quanto. Allora, quanto è? Mi hanno detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ci sta anche così. Quindi adesso facciamo il 18. Ok, per il 18 iniziamo da qua. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aspetta, no, 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 c'è l'acqua, no, raga, c'è l'acqua, no, no, no. C'è l'acqua, ecco, lo sapevo che ci fosse l'acqua. Porca miseria. Adesso ho anche perso il conto, porca miseria. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ma non 16, ok, 16. Forse riusciamo a farcela, di sicuro non ci riusciamo mai a farcela. 17? 18, ok. Vediamo che è una roba strana. Che non fa passare l'acqua, tipo così. Bravo. Ok, a posto, dovrebbe essere a posto così. Ok, quindi questo cavo però sgocciolo. Ma intanto poi risolviamo quando faremo il soffitto. Il problema di crescere in un'isola è che dobbiamo fare tutti questi problemi con l'acqua. Quindi 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, perfetto. Adesso, bellissimo timelapse dove scaverò tutto quanto. Inteso proprio tutto, 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 tutto. Penso che però il soffitto lo farò insieme a voi, penso. Se no, ve lo vedrete anche nei timelapse. Quindi, bellissimo timelapse per fare il magazzino. Let's go!
Abbiamo finito i picconi, quindi devo andare a prendere un piccone e poi ritorneremo con la nostra fantastica velocizzazione. No, raga, ci dissiamo con il problema dell'acqua. Ok, pronti? Eccoci qua, tutta la nostra acquetta che sale. Allora, voglio tapparla, dai. Ok ragazzi, sono molti problemi a causa dell'acqua, principalmente, perché tubi d'acqua c'è dappertutto. Quindi direi che, allora, abbiamo ancora poco da scavare, perché fino a qua ce l'abbiamo da scavare. Quest'ultima parte la faccio con voi, essendo che penso di finire il video, essendo che per me sono già tipo mezz'ora che sto registrando, per voi non lo so quanto, neanche 10 minuti probabilmente da quanto ho velocizzato. Bisogna mettere sempre le torce, solamente che le torce poi si tolgono a causa della sabbia che c'è l'acqua. Qua c'è qualcosa? Qua c'è l'acqua. Quanto si sapeva? Allora, io voglio nuotare innanzi, non posso? No, non si può nuotare. Devo prima rompere il blocco, andare sopra.
posso, potrei andare sopra. Ok, allora. Via. Via. Per piacere. Via. Allora. Che è un, qui è un macello. Qui è un macello completo. Ah, che fastidio sta acqua. Allora faccio un taglio perché non voglio annoiarvi con tutta quest'acqua. Ok ragazzi, ho finalmente finito di fare questo mortaio, questo omicidio, perché purtroppo l'acqua scende, continuava a scendere dai buchi, quindi nel prossimo episodio farò tutto quanto off camera, la parte del tetto, invece la parte, e questa parte soprattutto, perché se tipo scavo un buco qua, ne scavo un altro, c'è l'acqua infatti. Adesso però noi dobbiamo cercare di tapparla. È pieno zeppo d'acqua e si è sotto l'oceano. Potevo scavare un blocco sotto? Sì, non ci ho pensato, ma purtroppo quel che è fatto. Continueremo così. Oppure potrei abbassare tutto quanto il livello. Potrei anche pensarci. Per fare le cose più semplici, tipo faccio così e scavo tutto quanto. Potrei anche pensarci. Ma detto questo, spero che l'episodio vi sia piaciuto, anche se tipo solamente è stato il timelapse, eccetera, eccetera, eccetera. Video molto corto, credo. Non so quanto velocizzerò, penso per 2 o per 3. Poi vedrò. Nel prossimo episodio continueremo a fare il magazzino, lo sistemeremo per bene, ci metteremo le casse, eccetera, eccetera. Semmai si sì, abbasso tutto quanto il livello, faccio prima. Perché fare tutto quanto la roba mi sembra un po' impossibile. Detto questo, spero che vi sia piaciuto. Le cose importanti ho già detto all'inizio, anche se non è vero. Ciao ragazzi!